è un dato che non deve essere sottostimato, perché dobbiamo recuperare la fiducia di quella parte dell'elettorato che ha preferito non votare. Io credo che il risultato premi che cosa? La capacità di governo e di radicamento del nostro partito, l'impegno che voglio prendere con i nostri elettori e con gli altri elettori a cui chiediamo di sostenere i nostri candidati ai ballottaggi, al secondo turno, è quello di essere assolutamente rispettosi della fiducia che ci hanno voluto trasmettere, per cui i nostri candidati sindaco assumeranno l'impegno di rispettare in uno spirito di servizio il mandato che gli elettori vorranno conferire al secondo turno quando non abbiamo vinto già oggi. Per le altre forze politiche non è corretto dire nulla, ma certo che c'è motivo di riflessione per tutti. Il voto più importante naturalmente era quello, e più atteso era quello di Roma. A Roma i dati anche qui incoraggiano il risultato di cui parlavo prima. Il Partito Democratico nella città si conferma di gran lunga il partito più votato. Il nostro candidato arriva a un risultato molto importante. Il sindaco uscente si ferma invece a un risultato basso, credo mai nella storia dei sindaci di Roma al primo turno un sindaco uscente abbia avuto un numero di voti così basso. Voglio, in ragione di questo, lanciare un appello a tutti gli elettori e candidati e sindaco che non ce l'hanno fatta ad andare al ballottaggio a unirsi alla nostra proposta di rinnovamento per la città. Dobbiamo lavorare uniti per dare a Roma un nuovo sindaco, una nuova amministrazione. Lo dico senza iattanza, in punta di attenzione, ma davvero sarebbe necessario che accanto a noi, alla nostra volontà di rinnovamento, tutti coloro che credono e si sono battuti anche in questa campagna elettorale, pur senza farcela, per il rinnovamento, trovino nel nostro candidato quel punto di riferimento con il quale lavorare. Se questo avverrà, fra 15 giorni Roma potrà avere quel sindaco di speranza e di rinnovamento che io credo la capitale d'Italia deve avere e si merita di avere. Avete qualche domanda? Se no...